Ciao a tutti ragazzi, non me l'aspettavate che Test Turing fosse così simpatico, vero? Quindi nuovo video e nuovo file, siamo alla puntata 5, quindi andiamo su Save Synas e mettiamo un bel 0.5 di progressione al nostro file. Texture 0.5, perfetto. Salviamo il nostro file. E cosa avevo detto? Ah, ok, oggi dobbiamo fare la mano. Selezioniamo giusto qualche UV, andiamo nell'UV Texture Editor, vediamo com'è la situazione. Bellino. Ok, CTRL, tasto destro, Touch Shell, selezioniamo tutte le UV della mano. Abbiamo visto come si fa, CTRL, tasto destro, To Face, di nuovo. Abbiamo selezionato le facce e dobbiamo creare delle nuove UV per le facce della mano. Andiamo su Create UV, prendiamo un Planar Mapping e direi di farla da qua sicuramente no, dall'alto neanche, quindi dovremmo farla da qui. Dobbiamo fare il nostro disegno, lo dobbiamo fare dall'asse X. Dall'asse X che poi opportunamente inclineremo leggermente. Abbiamo detto asse X, quindi qui X axis, andiamo a Project. Perfetto. Abbiamo detto che allora per la texture del braccio noi abbiamo leggermente inclinato, quindi faremo la stessa cosa con la mano. Andiamo, prima di toccare qualsiasi altra cosa, andiamo nel channel box, nella mano andiamo su rotate Z, abbiamo 10, ok, è quello giusto, allora mettiamo 20. Con il braccio abbiamo fatto 20, quindi facciamolo anche con la mano. I quadrati sono perfettamente leggibili, tutti perfettamente leggibili, tranne di qua. Però, comunque, la proiezione è esattamente come volevamo noi. Adesso, andiamo nell'UV Texture Editor. CTRL, tasto destro, To UV. Manipolatore, li spostiamo, così. E vediamo che la nostra mano è viola. Perché? Viola perché davanti ci sono le facce blu e dietro ci sono le facce. Dietro, qui, ci sono le facce rosse. Adesso, noi per la mano andremo a fare in realtà due proiezioni. Una per il dorso della mano, l'altra sarà per il palmo della mano. E scusatemi, ma qui mi sono reso conto di un altro errore di modellazione. Ok, ho fatto un sacco di errori di modellazione, o forse sono viste. Allora, vi avevo detto durante la modellazione che ci serviva questo edge. Ebbene sì, ci serve perché, come ora, siccome dobbiamo dividere il dorso e il palmo, questo sarà l'edge di divisione. Tuttavia qua manca un pezzo di edge, lo andiamo a sistemare subito. Andiamo su split polygon tool, facciamo la stessa cosa qui. Ops. Oh. Ehi. Ok, mettiamoci al centro e poi va a terminare qua. Perfetto. Andiamo a fare la stessa cosa, vediamo se ci sono altri problemi. No, nessuno. Andiamo a fare la stessa cosa di qua, perché poiché abbiamo specchiato la geometria, ovviamente lo stesso errore di là c'è anche di qua. Più che errore, imprevisto. Svista, ecco. Ok, abbiamo risolto, è stato proprio una risoluzione fantastica. E andiamo su Edge, andiamo a fare il nostro taglio. Prendiamo questo edge loop che è stato creato apposta per servire da taglio. Selezioniamo tutto quanto, no? E ci arriva fino a qua. Deselezioniamo questo e deselezioniamo anche questo. Ok, già deselezionato. E andiamo su cut. Ok, adesso andiamo, prendiamo un UV del dorso della mano. To UV Shell qui, scusate, e lui seleziona tutto l'UV Shell. Perfetto, se abbiamo fatto un buon lavoro non selezionerà queste qua in basso. Allora, spostiamo la mano. Ok, questa è la parte blu del dorso, questa è la parte rossa del palmo. Allora, cosa facciamo noi? Poiché qui vediamo che le lettere e i numeri sono specchiate, selezioniamo le UV ok, aspetta, qua le UV della mano rossa e le specchiamo con questo pulsantino. Perfetto. Adesso andremo a selezionare queste UV, no? Prima selezioniamo queste della mano, del dorso volevo dire,
e deselezioniamo per esempio queste qua. Ok, andiamo a fare Polygon Unfold. Ah, ok, è venuto bruttissimo. Allora, mi sa che dobbiamo deselezionare qualcosina in più. Allora, possiamo selezionarle, dire di selezionare solamente queste qui. Solamente questi, le UV di questo bordo. Quindi selezioniamo l'edge loop, così. Deselezioniamo qui. Deselezioniamo qui. E poi andiamo su two, control two UVs. Do UV se lui ci selezionerà sia queste di qua che queste di qua. Allora, andiamo, deselezioniamo queste, selezioniamo quelle del palmo della mano. Ricordiamoci che questo è il palmo della mano. Qua c'è un altro, ok. Lasciamo selezionare solo quelle del dorso. Andiamo su Polygon, proviamo a fare questo unfold. Perfetto. Anche se comunque qui c'è qualche problema. Vabbè, ma comunque questa non è una parte, diciamo, molto molto importante, quella che c'è in mezzo alle dita, almeno secondo me no. Quindi possiamo anche lasciarlo così. L'importante è che andando di qua si leggano i numerini. Poi se sono ripetuti, perché questo c'è un overlapping delle facce, anche se sono ripetuti i numerini non fa niente. Facciamo la stessa cosa con questa parte e riselezioniamo l'edge loop, poi deselezioniamo qui, deselezioniamo qui, andiamo su control tasto destro two UVs. Questa volta deselezioniamo quelle già unfoldate del palmo del dorso, e abbiamo selezionate però quelle del palmo. Questa volta selezionerà le UV però quelle da questa parte. Quindi andiamo su polygons unfold. Ok, e abbiamo fatto la mano in una maniera davvero molto semplice. Prendiamo le UV di palmo. Ok, dobbiamo metterci. Allora andiamo su UV. Ok, spostiamo Tuscello. Spostiamo. Quelle del palmo stanno sopra, quelle del dorso stanno sotto. Ricordiamoci questo ordine e le rimpiccioliamo un po' e ce le mettiamo qua. Qua vicino al braccio. Ok, questo che cos'era? Già me lo sono dimenticato. Ah, questa era la gamba. Perfetto. E per questo piccolo breve tutorial è tutto. Ci vediamo al prossimo. Ciao ciao.